In questo approfondimento vorrei parlare di bicchieri, come si chiamano questi bicchieri, da dove vengono e per quali birre sono adatti. Allora, partiamo da quelli che ho qui vicino, quindi basse fermentazioni. Allora, questo è un tipico boccale tedesco, è un boccale da litro, in questo caso brandizzato Spaten, è un birrificio di Monaco di Baviera. La forma solitamente cilindrica, in vetro, molto spesso per mantenere la temperatura, il manico per evitare il contatto sempre tra il nostro corpo, la mano calda e la birra, anche perché sono bicchieri che solitamente cioè la bevuta in questi bicchieri non è rapida, quindi la birra deve possibilmente scaldarsi poco. Equivalente di questo qui tedesco in vetro c'è questo in ceramica. Questo è sempre, allora, è una collaborazione questo, perché c'è Sespaten, c'è Hofbräu e Augustiner, che sono tutti birrifici storici di Monaco di Baviera. Di qua c'è Paulaner, infatti Löwenbräu. Era un'edizione particolare per l'Oktoberfest di qualche anno fa, dell'85 esattamente. Stesso concetto, spesso per mantenere la temperatura, maniglia per mantenere, cioè impugnatura per mantenere appunto la temperatura della birra, la ceramica molto spessa, sempre appunto per un discorso di temperatura. Stando sempre su lager tedesche, ho qui un bicchiere abbastanza classico, Augustiner, questo è appunto brandizzato dal birrificio Augustiner, che fa sempre birre chiare a bassa fermentazione, da mezzo litro, perché è abbinato alla bottiglia Augustiner da mezzo litro. È molto molto simile, come quasi tutti i bicchieri per le lager, anche il Pils, che ora qui non ho, no, però hanno tutti un fondo molto molto spesso, sempre a tronco di cono, leggermente più aperto verso l'alto. Stando sempre in Germania, allora, questo è un Weizenglas, il bicchiere utilizzato per le Weiss, le birre con malto d'orzo e frumento. Qui la caratteristica principale è questa svasatura nella parte bassa, rientra quasi nei bicchieri a chiudere, perché in effetti qui in alto è leggermente più stretto che la parte subito sotto. Lo stile appunto per cui è indicato questo bicchiere sono le Weiss, anche le Blanche possono essere bevute in questo bicchiere. Stando però sulle Blanche, quindi spostandoci in Belgio, altro bicchiere utilizzato solitamente per le Blanche è questo qui, è un tumbler. Anche in questo caso il vetro è abbastanza spesso per la temperatura, il tumbler quasi sempre nella parte superiore è liscio, mentre nella parte inferiore appunto è decorato in diversi modi. Il tumbler può essere utilizzato per le Blanche o, sempre in Belgio, è utilizzato per i lambic. Questo deriva però non tanto per motivi strutturali del bicchiere, quanto per il fatto che è solitamente associato a culturalmente l'utilizzo di queste birre, che erano birre a fermentazioni spontanee, birre originariamente diciamo povere, e questo qui è un bicchiere tutto sommato appunto povero, standard da bar, e quindi veniva utilizzato qui. Qui apriamo un filone particolare, perché io personalmente per i lambic e soprattutto per tutti i prodotti invecchiati in bottiglia tendo a preferire bicchiere a chiudere. E già che stiamo parlando quindi di lambic, questo è un bicchiere da cognac, non è un bicchiere da birra. Secondo me al momento resta la cosa migliore per bere tutti i lambic e tutti i prodotti invecchiati in botte, per alcuni anni almeno. Il grosso vantaggio di questi bicchieri, che proprio come viene utilizzato per il cognac, è che permette di areare molto bene il prodotto. Quindi voi immaginate un lambic che è rimasto in botte 4 anni, 7 anni, cose di questo tipo, e ha bisogno poi di essere areato un po' prima di essere consumato. Se stiamo sempre in Belgio, allora abbiamo un calice a tulipano, in questo caso brandizzato Golden Drac. Comunque tutti i calici a tulipano, così come gli snifter che ora non ho, ma comunque bicchieri a chiudere, hanno un fondo solitamente piatto, uno stelo che può essere più o meno lungo, dipende dalla tipologia di bicchiere, la parte bassa molto larga si stringe verso l'alto e nel caso dei palloni o snifter finisce qui praticamente il bicchiere, nel caso dei tulipani si riapre ulteriormente. Il motivo per cui questi bicchieri hanno questa forma è sia garantire
un perfetto spessore alla schiuma, sia per concentrare gli aromi. Cosa bere qua dentro? Double, triple, quadruple, principalmente Saison vanno bene, Golden Ale, diciamo tutti gli stili tradizionali del Belgio vanno bene qui dentro, esclusi direi Lambic e le birre delle Fiandre, direi le Oudbruin, così io continuo a preferire ancora questa tipologia di bicchiere. Allora, se stiamo sempre in Belgio, no, ci spostiamo allora in Inghilterra. Questa è una pinta, in questo caso è una pinta imperiale o pinta inglese. La riconoscete rispetto alla pinta americana, che è questa, perché la pinta imperiale è da 58 centilitri più o meno, quella americana è da 45, quasi 50, comunque ci sono quasi 10 cl di differenza. Il motivo per cui questa qui ha questa piccola pancia non è assolutamente legato a conformazioni per la birra, semplicemente perché queste venivano nei pub impilate in verticale, questa pancia permetteva di bloccarle e sfilarle più facilmente poi quando dovevano essere utilizzate per il servizio. Allora, spostiamoci da questa parte, abbiamo un Teku. Allora, questo è un bicchiere molto famoso, il Teku. Il nome Teku deriva dall'utilizzo di dalla contrazione di due parole, te da Teomusso e la Q da Quasca. Teomusso è il fondatore di Baladin, un birrificio storico italiano che viene considerato giustamente un po' il capostipite di tutto il movimento indipendente brassicolo italiano. Quasca è il soprannome di Lorenzo da Bove, un degustatore beer sommelier italiano famosissimo. Insieme hanno ideato questo bicchiere, che oggi è considerato il bicchiere, cioè è utilizzato come bicchiere per le competizioni, quindi in tutte le gare, quasi tutte viene utilizzato questo bicchiere. Ha i pro e i contro l'utilizzo del Teku. Piccola nota, in questo caso è un mini Teku perché è leggermente più piccolo rispetto al Teku grande. Ha dei pro e dei contro, sicuramente il vantaggio di essere un bicchiere a chiudere, ha il vantaggio di avere uno stelo lungo in modo tale da non scaldare la birra con le mani, riesce a concentrare perfettamente gli aromi. C'è da dire che il Teku in alcuni casi è stato evidenziato il fatto che tende a esagerare molto alcuni difetti, cioè alcune birre che in bicchieri pensati per quello stile si esprimevano in un certo modo, nel Teku tendono ad esprimere qualche difettuccio. Per esempio una birra, magari una Saison pensata per essere bevuta in un tulipano e si esprime perfettamente al meglio in un tulipano, nel Teku magari potrebbe tirare fuori qualche difetto che invece non sarebbe comparso con il bicchiere, per cui diciamo quello stile pensato per quel tipo di stile. Fatto sta che resta un bicchiere importantissimo nella storia, soprattutto del movimento italiano, ma direi anche mondiale ormai, il Teku, e viene tuttora utilizzato nelle competizioni. Questo bicchiere qui, torniamo in Germania un attimo, è il cosiddetto Pokal, è il bicchiere utilizzato per le Bock e le Doppelbock. In questo caso è brandizzato Celebrator, che è appunto una Doppelbock tedesca di Ainger, quindi siamo in Baviera. Caratteristica principale è uno stelo molto corto e sempre la forma a tronco di cono. Questo appunto è di solito utilizzato solo appunto Dop e Doppelbock. Qui ho questa qui è una coppa brandizzata Lupulus, è abbastanza standard, non è particolarmente, non è un bicchiere tecnico o comunque particolarmente famoso, è semplicemente una coppa belga con un brand, il brand appunto del birrificio Lupulus. Lupulus fa double, no, fa principalmente triple, ha fatto anche una blanche e una bock. In generale comunque per le double e le triple vanno bene i tulipano, vanno bene anche i pallone, quindi questa qua è semplicemente perché era brandizzata. Ci spostiamo di qua con questa coppa Orval, questo è un bicchiere spesso utilizzato per le birre trappiste. Allora, anche qui bisogna fare qualche precisazione, perché
per le birre trappiste vanno bene anche i bicchieri a chiudere, secondo me, ma per soprattutto quelle che invecchiano, e Orval è una birra che invecchia e migliora tantissimo con gli anni. Se non vi ricordate, andate a vedere la puntata che ho fatto su Orval e ho parlato un po' appunto dei Brettano Miceti e di quello che fanno con questa birra fantastica. Non è un bicchiere a chiudere, quindi resta aperto, soprattutto Orval che fa tantissima schiuma, questo bicchiere è perfetto perché riesce a far areare perfettamente la superficie, non ci sono problemi perché gli aromi li sentite perfettamente, anche se non stringe come in un tulipano, si sentono perfettamente gli aromi, e soprattutto con la schiuma abbondante e persistente che fa Orval è perfetto questo bicchiere. Allora, qui ho un paio di cose particolari. Questo è semplicemente un bicchiere decorativo, è sempre un boccale tedesco, anche se questo credo venga dalla Russia, ora non ricordo. L'unica differenza con questi è che ha questo fantastico cappuccio con questo coperchio per coprire il boccale. È semplicemente decorativo questo boccale. Abbiamo qui il Quack, un bicchiere molto particolare, siamo sempre in Belgio. Ha questa forma appunto particolare con questo incastro, deriva da un tipo di incastro presente sulle carrozze, e quindi i fantini che guidavano le carrozze incastravano questo bicchiere particolare in questo appoggio. Il nome Quack, che è il nome di questa birra belga e dà nome anche al bicchiere, deriva dal fatto che quando voi mettete il bicchiere in questo modo per bere, lo rimettete in verticale, la birra qua va a sbattere e fa un suono caratteristico con l'aria che resta sul fondo. Questo suono sembrerebbe appunto ricordare un po' la parola quack, cioè il nome è onomatopeico per il suono che fa questa bottiglia. Ultima tipologia di bicchiere, anche se un bicchiere non è il corno potorio. Ho scelto di farvi vedere anche questo sia perché il nome di questo canale, Skull, si rifà tanto alla tradizione, alla cultura norrena, sia perché appunto se siete un po' appassionati di fantasy o di mitologia nordica in generale, avrete sicuramente sentito nominare i corni potori. Il corno potorio è in questo caso è un corno bovino, viene scavato all'interno, si rimuove il midollo, viene lavato, è trattato per essere utilizzato appunto a scopo alimentare e si può riempire. Il corno potorio ha dei pro e dei contro, sicuramente molto scenografico, la temperatura la mantiene abbastanza bene, è difficile da utilizzare nel momento in cui versate la birra, perché sia che la versate dalla bottiglia sia dalla spina, essendo molto lungo in questo caso, tende a fare una schiuma abbastanza fastidiosa e persistente, ma appunto sicuramente molto molto scenografico. Potete o inserirlo in un supporto metallico come in questo caso, oppure se siete dei veri vichinghi ci sono in commercio dei dispositivi da attaccarvi alla cintura, meglio se in cuoio o similpelle. Questa era appunto una panoramica sulle tipologie di bicchieri, adesso devo decidere con quale di questi fare Skull, forse il corno che è il più adatto, però ci sono anche tanti bicchieri bellissimi, questo boccale anche.